Salve amici, volevo fare le mie ultime considerazioni dopo che praticamente l'ho provato da circa 3 mesi, questo prodotto. ICOS S18 è il modello, per cui chi fosse interessato, ICOS S18. Questo modello vi consiglio di acquistarlo direttamente sul sito ufficiale, quindi scrivete su Google ICOS S18, entrate nel sito ufficiale, lo pagherete 180 euro. Vi arriverà dopo circa 10 giorni a casa, mentre se lo acquistate su Amazon lo pagherete circa 220 euro. Allora, io l'ho pagato sul sito ufficiale 180 euro. Anche se sono un affezionato di Amazon, però questa volta il prezzo di Amazon non era per niente conveniente. Sono stato costretto a comprarlo nella sua casa. La Ufficiale. differenza di acquistarlo nella casa ufficiale, acquistarlo da Amazon, per quanto riguarda l'assistenza, sperando di non averne mai di bisogno, perché l'assistenza oggi rimane, dopo questa mia ultima recensione e considerazioni di questo prodotto, rimane la nota stonata, la nota dolente, perché ho fatto una simulazione che volevo tornare il prodotto indietro per malfunzionamento o altri motivi, e quello che mi è stato chiesto è veramente, cioè, volevano mandato un video dimostrativo dove che praticamente dove poteva essere il guasto, fargli vedere ancora prima di spedirlo dove poteva, tutte cose che veramente ci fanno rinunciare all'assistenza, mentre con Amazon queste cose non succedono. Per cui, se volete pagarlo 220 euro su Amazon per avere un'assistenza Amazon e pagate 40 in più, è un discorso. Ma se lo volete pagare 180 euro, ma comunque problemi di assistenza qui non ce ne sono. Per cui, io da questo punto di vista non ho trovato malfunzionamenti o qualcosa che mi possa far pensare che sia un giocattolino che si guasti, è fatto abbastanza bene. Quindi questa mia ultima recensione la dedico a alcuni punti che io nei miei video, la prima volta che l'ho provato, ero un po' scettico e diciamo negativo da alcuni punti di vista, ma dopo che l'ho testato 3 mesi posso fare le mie considerazioni ufficiali di questo prodotto. E allora, intanto diciamo che, anzi diciamo di nuovo che ce l'avevo detto nei miei video, questo prodotto si può comandare da un telecomando che vi arriverà anche in dotazione, ma non serve, perché potete scaricarvi la sua applicazione dedicata che si chiama ICOS Home. Una volta che voi scaricate ICOS Home, quindi ICOS Home da App Store o da Google Play, scaricate questa applicazione che praticamente non ve la fa vedere per la luce, vi dà la possibilità di farlo partire dal telefono. Adesso lo faccio vedere schiacciando play, non si vede minimamente, eccolo qui, schiacciando play Auto lui cleaning. parte. Adesso lo facciamo tornare nella sua base di ricarica. Infatti mi sono messo in questa postazione per farvi vedere. Desk charge. Adesso lo rimando indietro e lui si cerca di nuovo dove che è la sua base di ricarica. Vi consiglio alla base di ricarica di mettere un biadesivo di questi che si attaccano, perché la
la base di carica non è, è sfornita di adesivo, per cui di adesivo, per cui vi consiglio di comprare un biadesivo. Adesso lo facciamo ripartire, perché volevo fare questo video breve, perché volevo, insomma, praticamente alla fine di questo video era per dire questo prodotto 1800 watt di potenza, aspira la qualsiasi peli, soprattutto i peli che sono quelli più difficili, lui li aspira tranquillamente. Adesso vi faccio vedere praticamente chi è interessato. Vi faccio vedere che praticamente lui c'ha, girandolo sotto sopra, è fatto così, eccolo, è fatto in questo modo, ho queste belle spazzole che girano, questo che raccoglie tutto. Mi raccomando, la manutenzione, la manutenzione non è altro che pulirlo ogni tanto, di pulirlo. Questi qua sono dei sensori che lui praticamente tocca a camminando, mentre cammina va sbattendo leggermente, e comunque sia è dotato anche di una gomma qui per non fare rovinare i mobili. Quindi dicevamo che lui è molto perfetto da un punto di vista, perché praticamente vedete, io lo giro, lo rigiro, e questa è la sua vaschetta della polvere. Vaschetta della polvere che adesso io svuoterò qui dentro con voi, vi farò vedere quello che c'è, per farvi vedere veramente quello che raccoglie. Cioè questo, quello che lui raccoglie, voi non lo vedete con la scopa. Voi non lo vedete veramente con la scopa. Cioè, forse la parte più scomoda di questo attrezzo è la pulizia, perché veramente non c'è come, non c'è un modo migliore per pulirlo. Bisogna aprire il coperchio e poi scuoterlo in questo modo. Adesso l'abbiamo pulito. Questa è la sua vaschetta, il suo filtro sporco, tutto si mette così, mettiamo da parte. Guardate, c'è qua, guardate, cioè dico, guardate, c'è qua, guardate, questo è quello che lui raccoglie. E questo c'è in tutte le case, perché è della polvere sottile che non si vede, e lui la trova, lui toglie tutto. Io da quando lo uso respiro anche meglio. Adesso abbiamo tolto noi la vaschetta della polvere. Dopo che lui ha spolverato tutta la casa, adoperate, perché nella confezione troverete anche la vaschetta per l'acqua, quindi cambiate quella e mettete questa. Aprite questo contenitore così, questo tappo lo mettete sotto il rubetto dell'acqua, lo riempite pieno fino al pieno, chiudete il tappo, solo acqua, non aggiungete nient'altro, solo acqua, acqua fredda normale, non mettete detersivi, niente qua dentro. Prendete il panno, ne ho due perché ce n'è uno di riserva, due spazzole di riserva nello scatolo, un filtro antipolline. Dopo che voi avete riempito questo d'acqua, mettete questo panno in microfibra, così, in questo modo. Lui si attacca tranquillamente, che c'è una specie di biadesivo, comunque sia è fatto molto bene. Lo ricollocate e lo fate partire. Anche
se siete fuori, perché lui dall'applicazione, che lui è collegato con internet di casa, se lo volete collegare con internet, se avete internet, se non avete internet non serve, può funzionare tranquillamente anche senza avere internet col telecomando. Mentre avendo internet lui si configura con la connessione di casa e scaricando l'applicazione, anche se siete fuori in macchina, potete decidere di farlo funzionare. Così al vostro ritorno troverete la casa pulita. Allora, io praticamente vi consiglio di fare stanza per stanza, cioè nel senso, quando usate il panno umido, volete fare prima la camera da letto, chiudete la porta così non esce, si fa tutta la camera da letto, poi prendete la vaschetta, sciacquate il panno come faccio io, lo preparate in un'altra stanza, chiudete la porta e fate fare un'altra stanza, ogni stanza sciacquate di nuovo il panno, perché fargli fare con un panno tutta la casa non è tanto igienico, perché vi fate fare stanza per stanza per quanto riguarda la pulizia col panno. Per quanto riguarda invece l'aspirapolvere, può fare tutta la casa lui tranquillamente. In dotazione troverete tutte queste cose, la spazzola per pulirlo, queste spazzole, antipolline, un altro panno e anche una cosa lì, non so come si chiama, che si mette per terra, una specie di calamita lunga che serve per dividere. Se non avete una porta, potete mettere questa striscia per terra, lui sbatte nella striscia e non va oltre quella linea praticamente, per un divisore. Un attimo che lo prendo. Questo è il divisore di circa un metro, lo trovate anche nella confezione, c'è anche un telecomando. Un attimo che ve lo prendo. E qua c'è il telecomando, sempre dalla confezione. Quindi nella sua confezione troverete il telecomando, due panni, spazzolino, due filtri antipolline, questa striscia di circa un metro, sembra calamita comunque, due spazzole rotanti, una vaschetta per il contenitore dell'acqua, una vaschetta per il contenitore della polvere, un altro filtro antipolvere. L'unica manutenzione che bisogna fare di questo prodotto è la pulizia. Ogni tanto lo girate sotto sopra, smontate tutto, pulite sotto l'acqua e rimontate tutto. Lui funziona benissimo, non mi ha dato problemi in 3 mesi. Il problema che io mi ero lamentato per quanto riguarda la pulizia col panno che lasciava degli aloni per terra era normale, perché non avendolo mai usato il pavimento era, diciamo, quando voi lavate la casa con normale con lo straccio mettete sempre del detersivo nell'acqua, quindi era un residuo di detersivo che c'era nel pavimento e lui passando questo girando lasciava degli aloni, ma questi aloni poi sono scomparsi col tempo. Io adesso lavo l'appartamento solo con questo, sia come pulizia, sia come aspiratutto, sia come lavare per terra, per cui lo trovo ottimo, altrimenti non ve lo consiglio. L'unica cosa, allora, lui c'ha dei sensori, quindi lui non, se avete delle scale, lui non cade dalle scale, perché c'è dei sensori, riconosce il vuoto e non si butta. A tutto, se lui trova delle cose, degli ostacoli, si blocca, ostacoli a livello dei fili, delle cose che si vanno a ingarbugliare di dentro, questi fili lo fanno bloccare per evitare che si bruci il motore, si ferma. Quindi cercate di non fargli trovare degli ostacoli, che lui possa camminare tranquillamente. Alzate le sedie, tutto. Non lasciate i fili per terra, qualche cosa che si possa andare. Qualcosa che possa andare a inceppare nel, che comunque è resistente, ma è anche sofisticato.
attimo solo. Fermati. Ora lo rimandiamo a casa. E quindi l'unica nota stonata di questo prodotto è l'assistenza, che a me non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché ritirano troppe cose. Ecco, adesso l'ho fatto vedere, cambio il contenitore dell'acqua, rimetto quello della polvere, no, così, perfetto, messo. Adesso lo rimandiamo a caricarsi usando l'applicazione per allinearsi da solo. Se la sotto carica, start charging, circa un paio d'ore è carico, già pronto per farsi di nuovo tutta la casa. Se avete delle domande, scrivetele sotto la recensione. Comunque questo è il prodotto, io ve lo consiglio, ICOS S18. La prossima recensione la rifaremo sul DJI Mavic Mini, un piccolo drone, la quale dopo averlo appunto testato dopo quattro mesi di utilizzo, avrei fatto tantissimi video, posso dare delle informazioni magari per chi si vuole avvicinare al mondo dei droni. Io spero che con questa mia recensione qualcuno l'abbia aiutato magari, e con questo mio video vi lascio e vi saluto. Ciao a tutti. Allora, dimenticavo di dirvi che praticamente questo ICOS S18, questo robot, che funziona benissimo comunque, 1800 watt di potenza, per cui aspira moltissimo, è molto potente. Lui si collega anche con Alexa, si configura con Alexa, per cui se avete Alexa lui riconosce il prodotto e si configura, ma c'è un piccolo problema, che Alexa non lo manda a ricaricarsi, gli dà soltanto il comando di accendersi e di spegnersi, perciò non serve, a meno che un aggiornamento, qualche skill, qualche cosa che la faccia poi dare la possibilità tramite Alexa di mandarlo a ricaricare, già è un vantaggio, perché lo potete comandare anche a voce. Ma in questo momento, se voi gli dite Alexa accendi il robot o spegni il robot, lui si spegne nel punto dove lui si trova, quindi in mezzo alla casa, quindi non serve, comprendete? Alexa è buono se voi gli dite spegni Alexa oppure rimandalo sulla base di ricarica, ma non c'è questa skill, non la trovo, per cui non so dirvi. Ma comunque non serve Alexa in ogni caso, perché avendo già la possibilità di accenderlo e spegnerlo dal vostro telefono, lo potete anche comandare mentre siete fuori, a distanza. Arrivederci, ciao a tutti, grazie.